Ragazze, oggi sono struccata perché voglio mostrarvi come realizzare una base viso da tutti i giorni, quindi da scuola o da lavoro, che ci renda carine e presentabili in pochissimi minuti, però che allo stesso tempo faccia respirare la pelle. Infatti in questo ultimo periodo ho riscoperto alcuni prodottini che secondo me sono davvero perfetti per realizzare la base viso quotidiana. C'è qualcosina che già avevo nel mio beauty case ma che avevo accantonato e qualcosina invece di nuovo. Ma iniziamo subito! Come primo step vado ad idratare la mia pelle utilizzando in questo caso una crema per la pelle un po' grassa. Come vedete mi è comparso anche questo brufoletto che purtroppo è infiammato perché l'ho toccato un po'. E poi invece nel contorno occhi metterò una crema idratante. Sul viso uso la Effaclar Duo della Roche-Posay e la massaggio dall'interno verso l'esterno. Questa crema è la base per il trucco e poi mi aiuta anche a combattere le imperfezioni e a mantenere comunque la pelle idratata. Nel contorno occhi, dal momento che ultimamente ce l'ho un pochino secco, metto in realtà una crema idratante. È meglio se usate una crema specifica per il contorno occhi, però attualmente non ce l'ho con me in casa perché l'ho finita, quindi visto che è un'emergenza uso una crema idratante, uso questa della Pupa, la Hydra Revolution. Ne prendo proprio un pizzichino e la picchietto leggermente proprio qui. Per coprire le occhiaie e qualche brufoletto sto utilizzando ultimamente questo correttore che è il Cancelletà l'Instant Anti-Age di Maybelline, che è un correttore famosissimo sul web che non avevo ancora acquistato. Ne applico giusto un pochino nel contorno occhi e questo è ottimo per tutti i giorni perché oltre a coprire le occhiaie fa è anche diciamo comunque idratante, quindi non va a seccare la zona. Lo posso picchiettare col dito oppure ancora meglio con una spugnetta o una beauty blender. In questo caso la beauty blender è a lavare, quindi lo picchietto così. Devo dire che le occhiaie le copre abbastanza bene. Comunque è una copertura media, leggera media, non è una copertura altissima, però mi lascia un effetto luminoso che mi piace molto. Lo stesso prodotto lo applico un po' sul brufoletto e se ho qualche rossore, ma non esagero perché il colore non è proprio uguale, però essendo leggermente, come vedete, aranciato, mi va a contrastare il rossore, quindi applicandolo proprio sul brufoletto va a coprire bene il rossore, poi però sfumo bene la parte da tutto ciò che è al di fuori del brufoletto, quindi la parte laterale. E adesso veniamo al pezzo forte, il fondotinta. Come fondotinta userò un fondotinta minerale ed è un fondotinta un po' vecchio che ho comprato un po' di tempo fa, quando c'è stato il boom dei fondotinta minerali. Ultimamente non se ne vedono più tanti, però ho voluto riprovarlo. E questo fondotinta è della marca The All Natural Face, che si distingue dagli altri fondotinta minerali perché è molto molto coprente. Io l'avevo messo in questa giarettina qui, che era una giarettina della Neve Cosmetics che ho riutilizzato. Cosa si fa? Se ne mette un pochino sul tappino, con un pennellino a capuchi in questo caso, questo è della Neve Cosmetics, quello con la volpe, inizio a intingere il pennellino del prodotto di questa polvere. E poi vado ad applicarlo sul viso, picchiettando o anche con dei movimenti un po' circolari. Dove voglio più coprenza, picchietto, altrimenti procedo con dei movimenti circolari.
fondotinta mi piace perché in realtà è abbastanza coprente per essere un fondotinta minerale, eppure non lascia un effetto troppo secco, anzi lascia un effetto abbastanza vellutato. Copre anche i rossori e secondo me è perfetto da tutti i giorni, perché inizialmente questo effetto è un pochino più secco, anche se non secchissimo, quindi più opaco, però durante la giornata diventa leggermente più luminoso e quindi diventa, diciamo che raggiunge un po' il suo equilibrio e diventa perfetto, sembra quasi un fondotinta classico di quelli in crema. Naturalmente non possiamo paragonarlo a un fondotinta di MAC, secondo me di quelli liquidi, super coprenti, super perfetti, però è anche vero che quei fondotinta lì, almeno sul mio tipo di pelle, se usati tutti i giorni provocano qualche imperfezione, dopo un po' la pelle si vede che è spenta, che ho qualche punto nero, qualche brufoletto, e inoltre costano anche tanto e ci vuole anche un po' di tempo per metterli, per applicarli la mattina. Invece questo, in veramente 30 secondi avete su il vostro fondotinta, come vedete. È veramente una buona scelta. Per quanto riguarda le occhiaie, posso decidere di picchiettare leggermente un po' di fondotinta lateralmente e poi però procedo con la cipria. Questa è una cipria ormai vecchissima, quasi finita, mi è piaciuta molto, della ELF Tone Correcting Powder. Non so se la fanno ancora o mi sa che la ELF ha proprio chiuso. Comunque dovete usare una cipria che volete, che vi piace, che però non vada a seccare. Con questa cipria leggermente fisso il contorno occhi con la parte gialla. Uso questa perché non secca tanto e in genere con le ciprie c'è sempre il rischio che il contorno occhi appaia, che il contorno occhi faccia effetto pelle vecchia e rugosa, e non è il caso. Poi procedo con un po' di contouring, perché adesso ho il viso praticamente piatto, e uso questa palettina che adoro della Pupa, ce l'ho da un bel po' di tempo e penso che sia ancora disponibile in commercio, e non la cambio perché è stupenda, ed è la Contouring e Strobing Ready for Selfie Powder Palette di Pupa. È costituita da due illuminanti e due terre. Io in genere faccio un mix tra le due terre e inizio a fare leggermente un po' di contouring, ma proprio una cosa veloce, perché comunque la mattina non stiamo lì a perdere troppo tempo, che magari la sveglia suona e siamo, almeno io sono spesso in ritardo perché non voglio alzarmi dal letto, quindi vado un po' ai lati del viso giusto per scaldare anche un po' l'incarnato e fare qualche ombra. A volte con questa terra qui faccio anche un po' di contouring nell'occhio, non un contouring, ma faccio giusto un'ombra, così dopo, quando, se voglio truccare gli occhi, sono già quasi a buon punto, proprio super veloce. Che dà un po' di profondità allo sguardo. E poi procedo con il fard. Io prendo un blush rosato, questo è il numero 105 di Like Adores di Pupa, è leggermente anche brillantinato dentro, quindi non c'è bisogno dell'illuminante, però se avete tante imperfezioni vi consiglio piuttosto un blush rosato e un blush opaco. Ne metto giusto un tocco qui. Eccoci qui, a questo punto non vi resta che finire il vostro trucco occhi, labbra, se volete continuare a truccarvi, sistemarvi i capelli e siete pronti per uscire. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, mettete un commentino, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!